try. Sleeping when all people try to build their time. L'arrivo di Wong, siamo al 22 febbraio qui a Polignano Mare, dopo la proiezione delle 18 a Monopoli con i fratelli Manetti, con Marco e Antonio Manetti. Film di fantascienza, però non pensate che davvero in Italia ci sia questa ossessione di etichettare i film, lasciando poi poco spazio anche alla fruizione libera di quello che si vede? Assolutamente sì, sì, assolutamente. Noi sentiamo che questo sia un grande problema italiano. Gli italiani amano etichettare i film e questo limita molto il raggio di azione di un film, perché se un film diventa un film di fantascienza diventa per esempio un film che dovrebbe appassionare solo un certo tipo di pubblico appassionato di fantascienza, perché per esempio questo sì, un film di fantascienza, ma in realtà poi tocca dei temi, tratta degli argomenti anche in un certo modo che può interessare anche chi proprio non è esattamente un appassionato di questo genere. Questo secondo noi limita il cinema italiano tantissimo da tanti anni, e in particolar modo per esempio limita noi, se vogliamo lamentarci personalmente, perché non ci fa raccontare le nostre storie con la libertà che invece secondo me il racconto meriterebbe, perché sentiamo addosso questa etichetta continua. Noi ci dobbiamo chiedere in continuazione se stiamo facendo un film horror, se stiamo facendo un film di fantascienza, se stiamo facendo una commedia, se stiamo facendo un film drammatico, quando invece poi tutti questi elementi possono entrare tranquillamente nella stessa storia senza bisogno di diventare un pregiudizio. Antonio, questo film sicuramente si fonda molto sul coinvolgimento emotivo, emozionale del pubblico. A tuo avviso, e quindi a vostro avviso, perché io parlo con uno di voi, ma sono convinto di parlare poi con una sensibilità, un occhio e un'intelligenza, diciamo, collettiva, anche se siete in due, ma dico collettiva. Nel cinema, tu dai più importanza al coinvolgimento emozionale nel film e quindi in definitiva al ritmo narrativo, oppure preferisci che poi il film sostenga una tesi e che quindi la tesi prevalga poi sul racconto? Beh, non c'è dubbio, noi siamo appassionati da sempre di un certo tipo di cinema. Il cinema che preferiamo è il cinema che ti coinvolge, il cinema è che ti fa dimenticare per due ore, un'ora e mezza le bruttezze o anche la bellezza della vita, ma ti fai entrare in un'altra storia, non tua, no? Quindi è bello andare al cinema perché è bello sognare, è bello diventare un astronauta che va sulla Luna quando un film parla di questo, è bello diventare un cacciatore di vampiri, o è bello diventare uno che corre le corse automobilistiche, o è bello diventare un avvocato, no? Entri in tanti mondi. E quindi quando io vado al cinema voglio appassionarmi, voglio entrare in quel mondo là, prima di tutto. Poi è chiaro che i film spesso hanno anche un messaggio, un significato, ma questo deve stare tra le righe, deve stare, lo spettatore deve uscire e ognuno si porta dietro una parte di quel film, il suo messaggio. Non penso che l'autore debba esprimere un messaggio e parlare solo di quello, sennò tanto vorrebbe scrivere un libro o comunicare, no? Dicendo tre parole, un messaggio, basta. Quindi assolutamente è l'intrattenimento la prima cosa, la funzione del cinema. Ma questo mi dà la possibilità di fare allora un'ulteriore domanda che è rivolta a tutti e due, quindi una domanda a due risposte. Il cinema a questo punto prende dalla realtà o aggiunge qualcosa alla realtà? Stavo un po' l'amarzullo. Mannaggia, mi è scappata però. Però mi è scappata. Perché sai cos'è? Questa è una cosa che abbiamo toccato in un altro momento, proprio con il pubblico. Cioè c'è una famosa definizione, la letteratura esiste perché la realtà non basta, no? E allora il cinema svolge questa medesima funzione e quindi aggiunge qualcosa, o come spesso si dice il cinema italiano sta addosso alla realtà con la sua macchina da presa, e quindi che fa? Prende o aggiunge? Allora, io credo che sia sbagliato in un contesto di questo tipo parlare di cinema. Io parlerei proprio di arte, cioè di perché esiste un'opera d'arte, sia essa cinematografica, pittorica, musicale, letteraria. E in questo senso, prendo la realtà, io credo che faccia tutte e due le cose, nel senso che crea
un pezzo di realtà alternativa, immaginario, fantasioso, non esistente, usando i codici della realtà. Perché per farti coinvolgere in un mondo che non è il mondo reale, devi dare a questo mondo irreale una faccia di realtà. E quindi in qualche modo è importante che un regista cinematografico, per esempio un pittore o uno scrittore, sappia osservare la realtà, sappia raccontarla, un po' per imbrogliarla, per farti credere a quello che poi quello che racconta che non è la realtà. E questa è una risposta generale. Poi tu mi chiedi il cinema italiano. Io, noi personalmente, poi sai, non è che stiamo facendo una critica pure, perché poi ogni tanto escono film italiani molto belli, interessanti, no? Sempre più raramente o comunque raramente. Però io credo che il cinema italiano sia in grandissima crisi culturale e di identità, proprio in questo. Sono anni che sia il cinema che la televisione italiana, che sono due forme che si ritengono molto diverse tra loro, che invece hanno un comune denominatore molto forte, molto presente, raccontano storie vere. Il cinema può fare tutto, è libero ed è bello anche che ci sia questa anomalia di raccontare una storia vera, ma deve essere un'assoluta anomalia, perché di suo l'arte è fantasia. Il racconto di una storia vera può essere una stranezza all'interno di un, no, di un grande contenitore che è l'arte. Invece ultimamente noi vediamo sia al cinema che in televisione biografie, di racconti di fatti giudiziari avvenuti, e questo è sia un segnale, questa è la cosa meno grave, no? Di mancanza di fantasia degli autori. Ma quello che invece è grave è che non si dà più fantasia agli spettatori. E se uno spettatore vuole sognare, è costretto ad andare a vedere un film americano, per esempio, no? E non è essere americanofili dire che si sogna solo con i film americani, è essere americanofili non creare il sogno nostro. Noi non abbiamo più un sogno nostro, abbiamo più diritto a un sogno. Possiamo sognare solo con gli occhi degli americani, e questo è grazie. Condivido, insomma, noi è un argomento che ci appassiona molto, che ci lo sentiamo, insomma, molto, quindi assolutamente condivido quello che dice Marco. E aggiungo, no, con un'immagine, no, che quando è vero il cinema italiano, quando sono il cinema e la televisione italiana, che pure là è grave, che si fa tanta pubblicità da fiction ormai, no, di più anni, però anche là si potrebbe diventare qualcosa, abbiamo delle serie TV americane di una fantasia incredibile, no? Creano delle cose. E noi invece siamo solo sulla biografia. Quando uno entra in una grossa libreria, no? Con tanti settori, c'è un piccolo settore che è biografia, e poi c'è tutto il resto della libreria, no? Fantasy, gialli, romanzi, narrativa, storici. E invece in Italia è come se si facesse solo, si prendesse solo da quel settore là. Strano. Grazie a Marco, grazie a Antonio, fratelli Manetti a Sud Estival, alla prossima.